Una rappresentanza è qui con voi e quindi vi prego di guardare, girandovi, perché sono alle vostre spalle i quattro alfieri del gruppo sbandieratori della città di Arezzo. Grazie e un applauso ancora per la rappresentanza degli sbandieratori della città di Arezzo. Oggi, come dicevo, grande festa, è una festa che ricorda per certi versi quella del 1882, visto che siamo sotto la statua di Guido Monaco. Giova ricordare che quello fu un anno importante perché, oltre a tante esposizioni di musica, festival musicali e tante altre manifestazioni, fu inaugurato proprio la statua del grande Guido d'Arezzo. Era dal 1864 che Arezzo pensava ad un monumento al suo Guido e furono invitati fra gli altri per far parte della commissione artistica che doveva decidere di come doveva essere il monumento, niente meno che Rossini, Verdi e Mercadante. Un saluto particolare al comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Luigi Arnaldo Cieri, e al direttore della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri, il maresciallo Ennio Robbio. Thank you.
Thank you.
per il momento al comando del direttore e maestro Ennio Robbio. Vi ricordo che questa giornata, questo Guido Day, grazie alla Fondazione Guido d'Arezzo, ma anche alla Fraternità dei Laici, qui presente con il primo rettore Pierluigi Rossi, e poi un ringraziamento particolare al Lions Club Mecenate, perché grazie alla sponsorizzazione di questo club che verrà poi scoperta la targa ricordo accanto al monumento di Guido d'Arezzo. Ed ora è il momento di ascoltare un'altra grande nostra banda, la Filarmonica Guido d'Arezzo, fondata nel 1809, prende il nome dal monaco benedettino e da sempre la banda della città di Arezzo, direttore il maestro Matteo Crimini. Ascolteremo dalla Filarmonica inizialmente il preludio del Te Deum di Charpentier. Centro Chirurgico Toscano questa giornata. Thank you.
Thank you.
Ecco, grazie a tutti i componenti della Filarmonica Guido d'Arezzo. È un momento di festa importante, la loro presenza non solo giuridicamente giornata, ma la rende ancora più festosa, se così possiamo dire. Grazie ancora a te. La presidente della Fondazione Slavka Taskova Paoletti. Benvenuti alla festa della musica, alla festa di Guido d'Arezzo e al Guido Day. Rivolgo un doveroso saluto a tutte le autorità che ci onorano partecipando a questo evento che è di una importanza mondiale, allietata dalla fanfara dell'arma dei carabinieri che ringrazio. Un saluto e un affettuoso ringraziamento a tutti i cori, orchestre, musici del Saracino, scuole e licei musicali e a tutte le realtà musicali nel territorio aretino. Un saluto particolare e un ringraziamento al nostro sindaco Alessandro Ghinelli che ha sostenuto la Fondazione Guido d'Arezzo e contribuito con entusiasmo alla manifestazione di questa sera. Questa statua di marmo, dedicata dalla cittadinanza aretina a Guido Monaco nel 1800, non fa riconoscere questo grande personaggio. Il turista, il giovane e molte persone che visitano e addirittura vivono ad Arezzo pensano che sia una statua dedicata a un frate miracoloso che ha dato il nome ad una piazza di Arezzo per non sa quale merito. Pochissimi sanno chi era e cosa ha fatto di grande Guido d'Arezzo. Quando sono arrivata per la prima volta ad Arezzo, circa 60 anni fa, forse ero la prima extracomunitaria d'oltre Cortina, ho visto la statua e non mi ha suscitato alcun entusiasmo o ammirazione. Solo in seguito, come musicista, ho scoperto che quel Guido Monaco era il grande, famoso personaggio Guido d'Arezzo e solo da allora, quando passo per questa piazza, mi viene spontaneo un sincero, affettuoso saluto. Ogni musicista conosce la grandezza di questo uomo che mille anni fa ha inventato la scrittura musicale, il linguaggio universale che ci permette di esprimere tutti i nostri sentimenti, crea armonia, sintonia, comunicazione e pertanto è un grande veicolo di pace e unione fra tutti i popoli del mondo. Cantiamo! Sogniamo di più, facciamo più musica e meno guerre. Questa tarde. Grazie. Questa targa è voluta dalla Fondazione Guido d'Arezzo, realizzata dall'artista maestro Alessandro Marroni, sponsorizzata da generosi aretini, Centro Chirurgico Toscano e Lions Club Macenati di Arezzo. Questa targa è un ponte dei mille anni che unisce Guido d'Arezzo ai tempi moderni, perché è dotata di QR code che invia elettronicamente al sito internet della Fondazione Guido d'Arezzo, dove il turista straniero e qualsiasi altra persona trova notizia di Guido d'Arezzo nella propria lingua. Guido, uomo del mille, fatto conoscere con il linguaggio elettronico del 2000. Questa targa farà conoscere di più e farà omaggio a Guido d'Arezzo a nome di tutta la musica dell'universo e a nome di tutti i cittadini di Arezzo che così, da oggi, ricordano al mondo la grandezza di Guido d'Arezzo e della sua opera. Viva Arezzo, viva la musica e permettetemi
un affettuoso e sincero confidenziale. Grazie Guido. Grazie professoressa. È vero, la nostra città a volte si dimentica dei suoi grandi del passato. Pochi giorni fa abbiamo ricordato come anche Giorgio Vasari non è stato consacrato quanto avrebbe dovuto, e infatti pensiamo a fargli un monumento equestre in città. Oggi celebriamo Guido d'Arezzo, che per noi tutti è, per fortuna o no, Guido Monaco, perché questa piazza si chiama Guido Monaco, il centro della città, siamo tutti affezionati a piazza Guido Monaco. In realtà la piazza è intitolata Guido d'Arezzo, e bene ha fatto la Presidente a inventarsi in questo primo giorno d'estate, lo voglio ricordare, oggi è una giornata particolare, anche di fatto è arrivata oggi l'estate, quindi ci porterà sicuramente bene, e quindi onore al merito di questo grande aretino che ha inventato un linguaggio. Io riflettevo prima, mentre ascoltavo la fanfara dei carabinieri, che se avessimo preso quello spartito e l'avessimo dato a un'orchestra cinese o thailandese avrebbe esattamente suonato la stessa cosa. Questa è la grandezza del messaggio del monaco benedettino, essersi inventato un linguaggio universale, linguaggio che è nato ad Arezzo, e quindi non poteva essere non fatta questa giornata che giustamente, intelligentemente, la professoressa Tascolo ha voluto chiamare Guido Day, in modo che sia noto e pronunciato nello stesso modo in tutto il mondo, anche il titolo di questa importante manifestazione. Io credo che gli aretini dovrebbero riflettere sulla grandezza della nostra città. Oggi è un giorno particolare, scopriremo tra poco questo monumento intitolato in onore di Guido d'Arezzo. L'augurio che io faccio a questa città è di avere un futuro degno di questi grandi nomi del passato. Quindi grazie ancora a tutti, alle orchestre, alla fanfara dei carabinieri, e vi aspettiamo tutti questa sera al Teatro Petrarca per il concerto finale. Grazie. Grazie al nostro sindaco. Arezzo in effetti è un pullulare di iniziative culturali, non soltanto musicali, ma anche folcloristiche. Ed ora il prefetto di Arezzo, la dottoressa Alessandra Guidi. Saluto a tutti, anch'io mi associo alle parole del sindaco. Ecco, oggi è la festa della musica, ma la festa anche della città di Arezzo, ma anche la festa del nostro paese. Io credo che oggi non solo celebriamo un grande genio, ma credo che celebriamo anche un genio che è dentro ognuno di voi cittadini di Arezzo. Ecco, credo che in questo anno che insomma ho potuto passare insieme a voi, ho potuto constatare che questo genio della musica, che come diceva il sindaco, insomma, per scrivere un linguaggio universale, per scrivere un linguaggio che parla al cuore, bisogna avere qualcosa di speciale, no? Nella mente e nel cuore. E credo che i cittadini di questo territorio abbiano qualcosa di speciale dentro. Io ho potuto constatare di persona, e quindi veramente oggi credo che di questo voi dovete essere orgogliosi, e da questo, come diceva il sindaco, dovete ripartire per costruire veramente un grande futuro. Quindi oggi non è solo una giornata di commemorazione, ma è una giornata veramente per pensare a un grande futuro, non solo per la nostra città, per la nostra provincia, ma anche proprio per il nostro paese. Quindi veramente un grazie a tutti, e non solo viva Guido Monaco, ma viva Arezzo e viva l'Italia. Grazie. Tributare un applauso all'artista e procedere alla scopertura e al taglio del nastro della targa dedicata a Guido d'Arezzo.
coro ha eseguito l'inno latino a San Giovanni, l'inno dal quale Guido Monaco trasse i nomi per le sue note musicali, Ut queant laxis, affinché i tuoi servi possano cantare con voci libere le meraviglie delle tue azioni, cancella il peccato del loro labbro contaminato, o San Giovanni. Eseguito l'inno marcia a Guido Monaco, composto dal maestro Luigi Mancinelli, su parole di Arrigo Boito, inno che riascolteremo dal nostro coro. Thank you.
Allora, prossimo pezzo ce lo canta un personaggio che è di cuore aretino e anche un po' senese adesso, deve essere diventato un po' senese, diciamo, ma è stato a lungo tempo ad Arezzo. Ma in origine è libanese ed è con noi il mitico Macho Man! Sente Shalabia, la giovane zingara, l'ha stregato e l'ha fatto innamorare. بنت الشلبية عيونا لوزية حبك من قلبي يا قلبي انت عيني حبك من قلبي يا قلبي انت عيني تحت القناطر محبوبي ناطر كسر الخواطر يا ولد ما هان عليا كسر الخواطر يا ولد ما هان عليا للمسجون للمتروح ايام عالباب بتعيد تحت القناطر محبوبي ناطر كسر الخواطر يا ولد ما هان عليا كسر الخواطر يا ولد ما هان عليا Grazie.